Eccoci qua. Che meraviglia averti qui su questo palco, in questo studio, mi sembra un miraggio. Un miraggio nel deserto. Io vorrei ringraziare la nostra... Allora, Geppi questa sera si è messa sexy solo per Bud, lo voglio dire. Sei il mio ospite preferito di tutte queste 90 puntate. Aspetta, ci vediamo dopo. No, scusa, ma non lo potevi fare 30 anni fa. Lo facevo, ma non si restava. E adesso me lo fai su sofà. Vabbè, andiamo. 30 anni fa non c'è. 30 anni fa c'ero, no, c'ero, no, ed ero una settenne anche già abbastanza peperuta, però secondo me era troppo presto. Ciao, ci vediamo dopo. Grazie mille. Eccoci qui. Bud, io ti voglio presentare anche la nostra Virginia che adesso... Vera. Vigetz. Tus. Vigetz, gut? Gut. Ah, anche in tedesco, così? Virginia, parli anche in tedesco? Pochetto. Allora... Me parece una cosa muy bien que usted está hablando también español. Está hablando todo el tiempo en español, si quiere, ¿no? Con la cepa en la boca. Ay, qué bueno esta, ¿no? Sí, esta, sí, esta. Esta. Sí, claro, claro. Claro, claro. Poliglotta. Allora, Bud, Virginia farà la presentazione ufficiale. Tu, molto bene. Qui io vorrei lasciare voi due da soli, perché mi piace molto come immagine. Quindi mi accomodo qua dietro. Il nostro primo ospite è un popolarissimo attore del cinema italiano. Ha appena vinto il David alla carriera. Al cinema lui si è inventato il pugno in testa. Io da scuola ero famosa per la spicchera dietro l'orecchio. Penso. Il cugnien di Nio a sì. Thank you. Thank you. Lui è il più celebre idone d'Italia. Io sono la prima dei senza polpacci. Eccoli, uccello. Polpacci, bene. Uccello. Sprovvista completamente dei polpacci. Come si fa? Non sono pratico io di questa roba, no. Andiamo. Polpaccio non... Vabbè, ho problemi. Il suo nome è un omaggio da Spencer Resi e alla birra Bud. Ma ti chiedevo, no? Se volevi unire l'alcol e un attore, potevi chiamarti Mickey Rourke, parliamo prima. Beh, certo. Signori, è con noi Bud Spencer! Bud! Eccomi qua. Io direi che a questo punto noi ci possiamo accomodare. Normalmente ci sarebbe il ballo di Paride, ma sei... Ma certamente. ...esonerato. Conosci il ballo di Paride? No, reggeranno sta sedia qui, sì. Ci proviamo. Non lo so, secondo me sì. Allora. Sei mai stato dalla Bignardi ospite? La Bignardi... Io conosco Bignami, dove studiamo. Potrebbe essere un merdone con la Bignardi, questo ma non glielo voglio dire, so che tra l'altro a Daria il termine non piace neanche tantissimo, trova poco elegante, lo capisco, però ci sei stato bene, no, perché le abbiamo ereditate da uno show precedente, le invasioni barbariche, che però tu... Non guardavi? No, le ho guardate anche, tutte. Ah, ecco, e niente, le abbiamo prese da lì le sedie. Erano carine, sì. Sì. Sono carine, vedi, reggono. Sono carine le sedie, sì, reggono. Se sentite un tonfo so io che sono caduto, eh.
senti, posso dire questa cosa? Sì. Il messaggero ha detto che con la Loren e Pavarotti sei l'italiano più famoso all'estero. Voglio capire, lui lo sa? L'ha detto il messaggero un po' di tempo fa. Vabbè. Però tu sei famosissimo all'estero. Sì, sono famosissimo, sì, è vero. Sai che se lo scopre lui comunque sto giro le prendi tu, mi sa. Ma io non credo, facciamo due lavori diversi, quindi. No, è vero, però insomma. Senti, dimmi una cosa invece, hai questa fama enorme, ma proprio a livello mondiale, ed è, so che hai fan club un po' ovunque nel mondo. Come ci si sente ad essere una specie di eroe, non solo nazionale, ma a livello... Sei Madonna. Madonna, magari. Sì, a livello di popolarità, no? Ma no, ma guardate, c'è una cosa importantissima. Nella mia vita io ho imparato una cosa enorme. Quando io ho fatto le due Olimpiadi della mia vita, era un qualche cosa che mi è rimasta per tutta la mia vita in me. Perché è vero, tu nasci sportivo, Bud Spencer, tra l'altro. È un prodotto del pubblico. Ok. Non mi devo sentire niente di enorme, di cosa, di icona, eroe. No, qui non c'è né eroe né niente. Qui c'è una C, che non vorrei dire la parola, ma equivale al sinonimo di sedere. Ok. Che determina la popolarità di un individuo, specialmente in questo tipo di lavoro. Perciò grazie al pubblico che ancora mi segue da 42 anni. Bravo, 43 anni. Allora, Bud, io vorrei dire, raccontare al pubblico che quando tu sei nato pesavi... 6 chili. Sì, vi voglio far vedere 6 chili, perché 6 chili è quanto? Due bambini pesano 6 chili. Non lo so, mia sorella però è nata di 5 chili. Ah, benissimo. Non è che... È alta, cioè... Ma no, adesso voglio far vedere al pubblico quanti sono 6 chili. Ecco, per... equivalgono a un estintore a polvere oppure un sacco di sabbietta per la lettiera dei gatti. Sono 6 chili, decespugliatore elettrico, sono 6 chili, direi che basta così perché... Quindi 6 chili tu, 5 chili tua sorella. Sì, a casa poi partoriti, non in clinica, che allora non si usava. No. C'era la dottoressa apposta che arrivava, mi hanno detto, perché a me quando mi domandano quando sei nato, io dico a me qualcuno mi ha detto che sono nato. Perché come fai a sapere quando sei nato? E certo, che domanda è? Allora. Ma che cavolo? Di solito è il padre e la madre, o no? Ma poi tua mamma cosa ti ha mai raccontato appunto del tuo parto, di quando sei nato? No, la cosa seria è successa a 2 anni e mezzo. Cioè? Perché io e mio cugino, lui 3 anni e io 2 anni e mezzo, siamo scappati da casa. A 2 anni e mezzo? A 2 anni e mezzo. Noi ci avevamo i pagli... Quanti eri alto? A 2 anni e mezzo quanti eri alto? No, è un bambino di 2 anni e mezzo. Vabbè, ma solamente sei chili, che siccome la governante ci portava sempre alla villa comunale a Napoli, sì. Noi eravamo abituati ad andare in questa villa comunale, dove c'erano i giochi, tutte le cose che ci divertivano, eccetera. Mio padre, sì, ha detto... La mia, questa si chiama Schwester, tedesca. Schwester? Io voglio capire mio figlio come parla, perché io parlavo solo tedesco con lei. Ok. E mio padre in italiano non lo parlava. Allora mio padre ha detto, ha isolato, ha mandato via la Schwester e per capire con suo figlio come parlare. A questo punto a noi ci mancava la villa comunale, perché non c'era chi ci portava, e ci siamo andati. Un signore quindi ci ha visto. Quindi la Schwester è stata allontanata e voi siete andati da soli alla villa comunale. Certo, perché un signore ci ha fermato per strada, sai i pagliaccetti, quelli che attaccati coi bottoni qua sotto, perché che sì, si usavano allora? I body, quelli. Ha visto questi due bambini così e l'ha riportati. Quando siamo arrivati era successa la fine del mondo, perché avevano chiamato polizia, Dio. E così questa è stata la prima fuga.
Cioè, ma voi avete aperto la porta di casa e siete usciti? E abbiamo fatto quello che facevamo tutti i giorni con la Schwester. Certo. La strada la sapevamo. Senti. Noi abbiamo un sondaggio vero, commissionato su di te, ce lo presenta Geppi Cucciari. Ciao Vicky, ciao, ciao Bud, veramente tu sei il mito di intere generazioni. Se qualcosa di ciò che dirò non sarà di tuo gradimento, sentiti autorizzato a picchiare gli autori, a sangue anche. No. Anche da parte, ma no, per cose mie anche personali che poi ti spiegherò. Ma io sono un mito? Sì. Come l'Alfa Romeo? Di più. Di più, e allora va benissimo. Molto Aspetta. Di più, per noi molto di più, per me molto di più, ma anche per loro. Cioè, rispetto a una Giulietta, cosa vuoi? Allora, Bud Spencer, l'avete detto, al secolo Carlo Pedersoli, ma il nome all'americana fa più internazionale. Anch'io ci avevo pensato all'inizio della mia carriera, questo era il nome che avevo scelto, Jeb Scuciar. Però ho notato che non faceva internazionale, faceva schifo, allora l'ho abbandonato. Una curiosità su Bud, forse non l'avete notato, insomma, nessuno li ha mai visti, li ha soltanto intravisti a causa anche del taglio particolare, però c'è scritto sulla carta d'identità, Bud ha il colore degli occhi verdi. Allora, a parte è vero. Sì. Però non si vedono. Non si vedono, infatti la notizia è anche proprio che hai gli occhi, cioè che c'era... C'era. La notizia... Lei ci crede che con un ospite come Bud Spencer è una delle poche volte che, apprestandomi a scrivere il sondaggio, non pronuncio la frase "e chi cavolo è questo qua"? Sì, per il 100%. Guarda, Bud, ti conoscono tutti. Allora, ti ha fatto i complimenti Vicky per il premio che avete da poco vinto tu e Terence. Avete vinto il Davide, avete vinto anche il Telegatto nel passato. Il sì. Telegatto purtroppo non si fa più perché Mediaset li ha aboliti. La crisi economica ha purtroppo costretto Mediaset alla drastica decisione. Noi avremmo preferito rinunciare a Sipario, a Forum e tenerci Sorrisi Smeggi. Vabbè, comunque sono scelte. Peccato perché proprio quest'anno il Telegatto l'avrebbe forse vinto Alfonso Signorini come personaggio di rivelazione né maschile né femminile dell'anno. Vabbè. Quando era ragazzo suo padre le tirava un man rovescio, si chiudeva in camera a piangere o in onore di Bud gli spaccava la sedia del soggiorno sulla schiena fischiettando Don Baggy, allora piangeva l'80%, sedia sulla schiena il 20%. Allora, è una questione delicata questa in qualche modo. Lo schiaffo all'adolescente può essere o no davvero educativo? Allora, noi siamo cresciute con, insomma, la generazione che è un po' di schiaffi, cioè schiaffi, ci si chiamavano sculaccioni, quelli che prendevamo noi ragazzini da piccoli, quelli che le nostre madri, tra l'altro, ci assestavano anche proprio sillabando la parola, cioè, quante volte ti ho detto che no, si fa? Che era anche un modo utile per imparare le sillabe, perché ogni sillaba era un colpo. Invece oggi i genitori moderni non picchiano mai i figli, anche perché se no i ragazzi gli mandano l'avviso di garanzia. Prendiamo un esempio tipico di una ragazza viziata tipo. Allora, a 14 anni la prima moto, a 16 anni il primo mutuo intestato, a 15 anni il primo programma su MTV, poi breve passaggio a Sanremo e poi sesta serata sulla 7. Risultato che non soltanto i genitori ma anche il pubblico vorrebbe picchiarla. Quindi, insomma, siccome parlavo di Vicky, della nostra amatissima conduttrice, amatissima! Dopo, se vuoi, io te la tengo ferma e tu la malmeni. Ciao! Ciao, Geppi! Ciao, Bud! Grazie mille! Bud. Eccomi qua. A proposito di questo, senti, io... hai avuto Terence Hill come partner principale in tutti i tuoi film e so che con lui hai sempre avuto un ottimo rapporto, non avete mai litigato. L'unica coppia al mondo che non ha mai litigato. L'unica coppia al mondo che non ha mai litigato, no. È vero. Però so che hai avuto un partner invece un pochino difficile che ti ha dato non pochi problemi ed è il Cordovese.
Era nero, non era questo. Vabbè, c'avevamo solo questo, Bud. Cos'è successo a questo cavallo? La cosa è semplicissima. Il cavallo e il cordovese erano dei più bei cavalli che le razze spagnole possono procreare. Sì. A un certo punto il cavallo, ricordati, una volta che tu gli monti sopra, lui già sa se sei bravo o no. Ok. Questo è il cordovese. Come mi sono montato sopra ha capito che io ero proprio una schifezza. Posso chiederti quanto pesavi anche? 156 kg. Ma proprio non sapevo andare a cavallo. Io i cavalli non l'ho mai visto in vita mia. Allora. Però ho detto, qui c'è il pomo famoso americano. Sì. Io mi attacco qua, fai quello che vuoi al cavallo, io a terra non mi butti. La mattina dopo, appena ho messo il piede nella staffa per salire ancora e farlo lavorare, si è girato, mi ha guardato e si è buttato per terra. Non ha voluto più lavorare. Senti, allora, prima di parlare della tua serie televisiva, c'è una serie che a noi sta molto a cuore e avrei avuto modo sicuramente di vederla ed è Beautiful. Ce la guardiamo insieme. Ma perché piangi? Hai sognato ancora Massimo Giletti? Piango perché l'ultima puntata di Victor Victoria. Adoro quelle interviste senza senso, con gli ospiti che vanno da lei a fare figure da pirla. Come parlare per mezz'ora di Piselli con Zambrotta. È lei che fa il wushu a Giorgio Pasotti. Wushu! Sembrava avesse una colica renale. Ha intervistato Placido nei cessi. E ti ricordi quando ha detto alla Brilli che ha la faccia da porca? E ha misurato Giusy Ferreri con il righello da terza media? Scusa, non riesco. Ti ricordi quando ha fatto a botte con Ambra e limonato la Parietti? È una comicità british che tu non potrai mai capire. A te fanno ridere Rutti e Scureggi. Victoria è raffinata. Come quando ha proposto ad Ornella Muti di tingersi i capelli rosso menopausa. O ha chiesto a Gassman dove si farebbe togliere 15 centimetri. Che signora, come farò senza i sondaggi che Geppi fa in Cagliaritano Stretto? E Virginia, quella che parla come un risponditore automatico. Ho imparato persino io. Attendere, prego. Attendere, prego. Attendere. Non ce la faccio. Mi butto di sotto. Ma dove vai? Victor Victoria torna a settembre. La Cabello l'ho messa incinta. Che scena. Bud, adesso è giunto il momento. Appunto, siccome abbiamo visto Beautiful, che mi ha messo una certa ansia da prestazione, la figura di merda sto per farla adesso, volevo chiederti, siccome io da piccola giocavo a Bud Spencer e Terence Hill, sì, credo tutti i bambini abbiano fatto questo gioco, la scazzottata, certo, classica così, posso giocarci con te adesso? Ma certamente. Facciamolo. Andiamo. Andiamo qua. Sì, magari ci mettiamo... lo so, questo è un momento bellissimo, so che sono invidiatissima qua. Certamente. Manda. Cosa faccio? Prova a tirarti un cazzotto. Vieni, vieni. Okay. Questa era... Ok? Guarda la mano. La mano deve venire... Sì. Venire. Grazie, perché era un sogno di bambina e ti ringrazio perché l'hai esaudito. Grazie a tutti.
Grazie, grazie. Grazie per me. Non è ancora finita, ci riaccomodiamo. Bene, bene. Scusa, ho voluto approfittare un pochino, ma no, non potevo assolutamente. Allora, a questo punto, sì, invece, Bud, io vorrei fare la promozione appunto della tua nuova serie televisiva, quindi vorrei chiamare la nostra Virginia. Che sta arrivando. Bene. Eccola lì. Dito in botta, arrivo, dito in botta. Era. Dove eri? Eh? Dove eri? A fare la BB. Ero fatto. Devi dire a fare la P2. A fare la P... No. No. A fare la P2. E per la P2 è PB, no? O no? È D, perché P è 1, PB è P2. E c'è. Virginia. La fiction dei delitti del fuoco è una fortunata serie TV ispirata alla cronaca recente. Il cat killer Beppe Di Gazzi e ammazza i gatti per fare ma goulash. Cosa stai dicendo? Una cosa brutta. Ma ragazzi, ma è pazza. No. Virginia, non fammi c'entra dire. Niente questa roba. Fammi dire, è una sola verità. Un'altra puntata, giusto. Complimenti a chi ha avuto il coraggio di squarciare il velo dell'omertà. Porto anche un messaggio dell'Associazione dei Gatti d'Italia. È impazzita, scusatemi. Scusa, Bab, doveva essere la promozione... È impazzita, è andata la puntata, è completamente impazzita. Bene. Il protagonista di questa show, insieme da Bud Spencer, è Enrico Silvestrin. Ma non ci crederete, Boni, che non ci crederete, ma Enrico Silvestrin è qui con noi! Beh. Eccola qua, vorrei farlo sentire a botte. Avete finito di fare a botte? Sì. Abbiamo finito di fare a botte, è stato un momento bellissimo. Come stai, Enrico? Benissimo, molto bene. È tantissimo bene, che non ti vedo. Sono contenta. Sì, sono molto contenta, sai che io lo conosco da molti anni, Enrico. Io l'ho conosciuto ed è un grandissimo personaggio. Grazie. Sì, Ma mi puoi raccontare tu, perché immagino che per te sia stato bellissimo lavorare con Enrico, però, ma... Un'emozione inferiore sicuramente alla mia... Vorrei capire tu invece come ti sei trovato a lavorare con Bud, cos'hai... Allora, superato il... a un certo punto ti abitui all'idea che stai per andare a lavorare con lui, nel senso, all'inizio ti offrono il lavoro, poi, vabbè, ti capita di fare questa cosa... E quindi immagini di andare a lavorare con, non so, con Gundam, con, cioè un supereroe. Un supereroe, esatto. E superata questa iniziale idea, insomma, poi è arrivato il primo giorno di set, sì, dove poi dovevamo lavorare insieme. E, nel frattempo ci eravamo ovviamente già conosciuti e tutto, e Bud è una persona umanamente straordinaria, secondo me, come penso poi tu abbia potuto, sì, vedere intervistandolo. E il primo giorno di riprese insieme è stato un momento, devo dire, estremamente bello, proprio di quelli da prendere e incorniciare, che ti ricordi per sempre. E la cosa strana è che dopo un po' effettivamente ti abitui a questa cosa, cioè ti dimentichi, inizi a pensare alla parte, al ruolo, eccetera, certo, a farlo bene, quindi ti dimentichi che stai vicino a lui, però poi anche in momenti come questo, cioè il fatto che siamo, non so, qui insieme a fare questa cosa qui con te, arriverà un momento in cui ci rifletterò e effettivamente mi sembrerà estremamente straordinario. Okay. L'onore è stato gigantesco, insomma. Tra l'altro ho scoperto un'altra passione comune che avete, che è la musica. Sì. Visto che ormai Sanremo, abbiamo visto anche com'è andata quest'anno, non avete pensato a un trio? Tu, Bud, Enrico e Emanuele Filli, guarda. Ale, che meraviglia. Vabbè. Ci andresti?
Tu, Enrico, ci andresti a Sanremo con Filiberto? No, non credo, non ci andrei neanche a prendere un taxi, forse. Non lo so, ecco. Neanche sull'autobus. Però io, magari non so. Lo so che andiamo un po' di fretta perché è l'ultima puntata, ma questo è ufficialmente un merdone e quindi non è che possiamo far finta di niente. Bud, tu l'hai sentito? Ha detto che non andrebbe neanche in taxi con il principe Emanuele Filiberto. Beh, sono fatti i suoi. Quindi, quindi a questo punto io vi ringrazio moltissimo per essere stati i nostri ospiti. Bud Spencer e Enrico Silvestrin. Grazie, grazie. Grazie, Bud. Tesoro. È stato bellissimo, grazie. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Previo. Grazie. Andiamo. Vi lascio uscire e noi nel frattempo ci vediamo l'ultimo Talk Club per questa stagione. Vediamo. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Talk Club. Oggi abbiamo un ospite veramente gradito, parleremo di etologia, di zoologia, lo faremo con un grande esperto, un professore che da tanti anni si occupa di animali in via di estinzione, ma facciamolo entrare. Eccoci qui, lui è il professor Claudio Gregorelli, e da tanti anni appunto, come dicevo prima, si occupa di animali in via di estinzione. Ecco, professore, ci può dire in poche parole qual è la sua attività? Ce la può raccontare? Beh, forse non tutti sapranno che c'è questo grandissimo animale estinto, che è il dodo, che era un volatile molto affine a Isaac. Professore, gomma. No, mi scuso. Grazie. Diciamo, il professore è veramente una grande zoologia, dentro occuparsi di altre cose. Si ricordano quelle famose, no? Il koala. Il dodo koala ancora è estinto. Panda. Scusate, gomma. Ah, scusate. Salutare Lillo e Greg perché ci hanno regalato dei momenti meravigliosi. Virginia. Ti vedo un po' strana, è il tuo ultimo lancio questo. No, non so se dipende dal fatto che sia l'ultima puntata, il tempo, la pizza, bozze, fragole di ieri. Ma cosa c'entra sta roba? Non lo so, sento strana. Sì. Vabbè, vai con il prossimo ospite. Il nostro prossimo ospite è uno del grande del cinema italiano. Italiano. Ok. È un genio della comicità e con tutti i suoi personaggi ha rivoluzionato un genere tutto così bello. È pazza. Scusate, i suoi film hanno creato usci di quei film sempre. Chi sei tu, carina? Chi sei? Come chi sei? Tesoro, chi sono sei? Sono Vittoria, scusate. Zia Vittoria, caruccia. No, sono Vittoria Cabello. Gloria. Oh, Antonello Falco, chi è? Non era morto, cara? Ma salutalo, cosa sta dicendo? Ero io, Antonello Falco. Scusatemi. I fratelli Giuffre in braccio, tesoro, tu sei piccola. Vado con l'annuncio. Prendere. Risponderà il primo. Prendere. Pente apparente la sana, Loredana, le lancio l'ospite. Ne serviresti un ospite? Un ospite, ma tipo, non fa ridere, piangere. Questo ospite è molto simpatico. Questo fa ridere, piangere, però pagare fa molto difficoltà perché è ligure. Questo non paga mai, non paga mai. Signori e signori, e con noi Paolo Villaggio!
Signor Villaggio, l'accompagnerei di qua perché qua, come al solito, abbiamo tre lire. Allora, questa ragazza, quanti anni? La signorina bambina, La signorina bambina mi regala un prosciutto spagnolo. Sì. Del Capugo. Chi è che paga qui? Io. Sono preoccupato perché arriva... No, assolutamente. Dove mi sedio? Guardi, lei si siedi lì. Mi sedio qui. Sono preoccupato perché arrivando qui... Sì. Sulla... Da... Ma non ha neanche guardato il prosciutto. Lo mangio adesso, non posso, non la sento. No, sono un po' scioccato. Le piace? Ma non mi piace, non avete... Ma lo porto via però questo. Eh sì, non è di scena. Ma in aereo lo fanno entrare un prosciutto? Sì, a mano. Pensi che sbatte... Guarda, pesa tantissimo. Vabbè, non me ne frega niente, lo porto via lo stesso. No, sono preoccupato, lo dico qui al signor pubblico, perché arrivando qui c'era un po' di traffico, si è avvicinato uno, mi ha bussato al vetro in macchina e mi ha detto pezzo di merda. Entro in studio e vedo scritto sullo schermo merdone, pensavo che... Allora, no, perché dico se è sparsa la voce, ma com'è possibile? Ma no! No, sa, ma insomma, no, guarda, è un parliamo po' di del prosciutto. È un po' di paranoia. Quanto costa? Questo? Non lo pago io. Costa 500, scontato 300. Sì, ecco, adesso sembra una presa per il culo. Ve lo giuro che questi prosciutti Capugo costano 9 volte il prosciutto di Parma. Il prosciutto di Parma le piace? No. No, dico la verità rispetto a questo, Rispetto a questo. Ma senta, una cosa mi ha impressionato è... Quando Bud Spencer le ha dato quella spinta, è andata giù così... Sono andata giù così. Ma, e lo posso fare anch'io. Possiamo provare? Ma non con me, cade lei. Cado io? Proviamo? No, lascia perdere. No. La cosa mi ha impressionato è che Bud Spencer ha la guardia del corpo. Veramente? Fuori. Quello ma che lei dove vive? Ma io vivo qua. Quello pelato? Sì. E gli ho detto, lei che fa nella vita? E lui mi ha guardato con disprezzo, come si guarda un rettile, e mi ha detto, sono la guardia del corpo di Bud Spencer. Ma ha bisogno della guardia del corpo, Bud Spencer? No. Ma come allora, è possibile? Signor Villaggio, la fermo un secondo. Sì, dove vai? Andiamo un attimo in pubblicità tutte e due, poi torniamo? Facciamo così, non lo so, faccia come vuole. Ma torniamo tra pochissimo. State lì perché c'è Paolo Villaggio! Che carina però. È sua. Gente che non viene. Scusa Roberto, verresti a ospitare Victor Victoria? No, ma non è un po' basso per essere un campione di basket? Sì. Baggio. Bentornati. Come siamo bentornati? In compagnia... bentornati dalla pubblicità. Ah, credo. Buonasera. Senta, signorina bambina, sì. Quel prosciutto è sicuro che me lo porto via? Sì. No, sì. Perché è già successo una volta, mi ha dato un omaggio, non dico che cosa, e poi dice... È successo in Rai? Sì. Ah, vede, lo sapevo. Ma qui vicino però, qui vicino mi ha detto, è passato uno che ha detto che... Il prosciutto è sicuro che è al sicuro? No. È sicuro! No, non è fiducia. Non è fiducia, è che invecchiando si diventa vagamente diffidenti. Lo sta sorvegliando Bud Spencer, credo, di là. No, è andato via, l'ho visto. E allora è col prosciutto. Ha portato a braccio la guardia del corpo. Lui ha portato a braccio la guardia del corpo. Beh, senta, ma perché avete parlato? Posso dire io qualche cosa? Bud Spencer io lo conobbi. Io so già tutta la storia, ma faccio finta... L'ho conosciuto, 21enne, era campione italiano di nuoto, era record dei 100 metri nuoto stile libero, alle piscine dal Barro Genova. Era di una bellezza, adesso meno, però... era di una bellezza straordinaria. E poi l'ho visto giocare a pallanuoto a Camogli, io abitavo da quelle parti, lì vicino.
E dico la verità, anche come palanotista è stato straordinario. Ma posso dire anche questa cosa? Lui ha raccontato poche cose, lei, eh? Pochissime. Io non ho niente da dire. No, però ho assistito alla conversazione, ho avuto modo di origliare e Bud Spencer diceva che a Camogli erano particolarmente aggressivi, che si mettevano, si giocava in mare, giusto? No, si giocava nel porto. Ah, nel porto, ecco. Si però giocava nel porto ed erano abbastanza... Beh, i camoglini, per te, che non si offendono, io abitavo da quelle parti, sono... credono, presumono di essere molto creativi. E lì fuori dal porto c'era uno scoglio liscio che loro, geniali, avevano battezzato lo scoglio liscio. Basta. Finita. Questo per dirvi, insomma, gente molto aggressiva. Erano aggressivi, mi ha detto che uno in barca l'aveva minacciato con un remo, ha detto se fai gol ti tiro un remo in testa. Lui ha detto che ne ha fatti quattro. Sì, lo so. Lo so, io non c'ero, ma me l'ha raccontato lui dieci minuti. Era con me? Sì. Ma lei dov'era, scusi? Adesso lei crede che io sia rincoglionito completamente? No, non l'ho mai detto, neanche pensato. Anzi, le voglio dire una cosa, secondo me lei è più bello adesso. Di quando? Di quando Bud Spencer era bello. Non prenda per... Chiaro. Lo penso veramente. Perché lo penso? No, un momento, questa è una cosa, è un argomento che mi interessa. Lo penso veramente, le spiego, perché ha quest'aria così saggia, con questo capello bianco. Tinto. Ma me ritingo, io ho capelli color Berlusconi, una cosa. Ho esattamente lo stesso colore. Ecco, una cosa che mi ha sempre stupito nella mia vita è l'incontro con i divi. Ecco, io conosco l'altro giorno, non lo dite in giro voi, sono andato a una trasmissione che si chiama Domenica In. Ah, sì. E c'era un certo Baudo. Pippo. E non lo vedevo. Pippo Baudo. Conosce? Sì. Ah, va bene, allora l'ho visto da vicino, ragazzi, i capelli di Baudo sono una cosa straordinaria. Ha una cuffia da bagno nera e di contrabbanda per capelli. Una cosa... Un'altra volta sono andato da un certo Limiti, non so se ricordate. Paolo. Paolo Limiti. Paolo Limiti, e non sono riuscito a guardarlo negli occhi, perché per nelle due ore di quella trasmissione con le cravatte che facevo lui, ho guardato questa cresta di capelli di colore cangiante, cambiava colore durante le due ore di trasmissione. Ma povero! Ma una cosa ammirevole, straordinaria. Dunque, per me lei è bellissimo, è un bellissimo uomo. Cominci lei con le sue domande. Vado. No, le volevo chiedere questa cosa qui, perché Monicelli ha detto che solo gli stronzi muoiono. Lei è stronzo? Sì, purtroppo, è quella una paura. Veramente? Beh, lo sono stato in certi momenti, è che mi sono liberato di un sacco di difetti. Vedete, invecchiate se ce la fate voi. Perché invecchiate... no! Invecchiando, per esempio, si guarisce da una malattia grave che abbiamo soprattutto noi italiani, l'invidia. Ecco, anche, io ho avuto un po' di fortuna nella vita, anche parecchio in certo momento. E allora l'invidia ve la sconsiglio perché ho parlato con un invidiologo famosissimo. Un invidiologo. Di Marsiglia, sì. E che ha detto che l'invidia, se viene repressa, può causare ulcera gastrica. Vero. Brufoli. No, ma che brufoli, sì, anche l'infarto miocardico. Quindi io ero condannato, quindi adesso... Ah, poi ero maldicente. Addirittura? Sì, lei ero invidioso e maldicente. Invidioso molto, e la mascheravo e facevo male. Invece questo invidiologo mi ha detto, lo dico a tutti voi, se per caso avete la sensazione, la percezione di essere vagamente invidiosi di qualcuno, ha detto esca, di notte, nudo anche. Vabbè, io nudo faccio... Sembra un lemure del Madagascar, una cosa, non rida quando dico queste cose, per favore. E urlate, io sto invidiando il tal dei tali in genere, e io invidiavo quelli che fanno il mio mestiere, capito? Quando Renato Pozzetto, con mio amico, ha avuto con Beramare Ofelia un trionfo assoluto, io sinceramente ho un po' di gastrite. No, una sofferenza vera, repressa. Invece questo mediologo, dico a tutti, deve assolutamente uscire di notte e dire io sto invidiando, perché esorcizzare vuol dire butti fuori, ti liberi assolutamente di questa autentica malattia. Ok. Hai capito?
Ci sono. Senta. Lei vuol parlare ancora? Sì, le voglio dire un'altra cosa, è stato il nostro ospite. No, se vuol parlare, sì. Sì. Posso? Ma deve, è qui per parlare, lei purtroppo. Quindi... purtroppo. Ma guardi che io scherzo, signorina. Signorina bambina, sì. Io sinceramente sono felice di essere qui con lei. È per primo il prosciutto? Primo perché lei... No, prosciutto c'è sempre, eh? Certo. Ecco. No, perché è molto carina, perché mi dimostra, e questo glielo dico perché lo penso, una vera autentica stima e simpatia. È vero? È vero. Forse mi ha preso per il un po'. No. Quando mi ha detto lei è un bell'uomo. No, 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 questo lo penso. Bud Spencer non l'ho detto. Ma Bud Spencer, difatti, come poteva dire lei è un bell'uomo? No, vabbè! No, sì. Però secondo me lei è più bello adesso. Ma di quando che non mi conoscevo? Di quando era giovane, degli anni 70, così. Allora le posso dire una cosa? Io ho vinto per 3 anni di fila il titolo del più brutto del liceo d'oro. No. Vabbè ragazzi, voi non... E invece adesso è bellissimo. Voi sottovalutate, dice una palla, una prima... Ma come ha vinto per tre anni di seguito? Alla fine di ogni anno, eravamo al liceo Andrea Doria di Genova, eccetera, c'era una ragazza, un cesso, ragazzi, un gobba anche oltretutto, la quale diceva quest'anno noi ragazzi del liceo a scrutinio segreto, diceva, abbiamo eletto il più bello della scuola, ed era sempre uno, è uno che ho rivisto dopo 40 anni. E come è messo? Beh, l'ho visto, è uno gobbo senza capelli, senza denti. E c'è una giustizia. Ciao, mi ha detto. E io, no, scusi, mi aiuti. Ho detto, chi è? Sono quel... Oh, ho detto, carissimo! E mi trovi... La cattiveria! Ma terribile. Perché lui mi ha detto, mi trovi cambiato? No! Beh, questa stronza, questa coppa maledetta, alla fine diceva, però quest'anno c'è anche una novità, abbiamo letto anche... Il più vomitato, il più brutto di tutta la galassia, di tutta la scuola. E ha fatto il mio nome. Essere il più brutto di tutto il liceo non è facile. Come fai a corteggiare una ragazza di buongiorno? Io sono innamorato di lei, però sono il più brutto della scuola. Quindi era veramente, dover risalire ogni volta. E allora mi giocavo la carta della pietà. Pensa, sì, veramente. Cioè, la carta della pietà è questa, non aggressività, non programmare, io ti farei quelle cose. No, mai. Dicevo, mi devi scusare, ma io ho per lei un grande desiderio che sarà per sempre inappagato. Mi piacerebbe camminare sulla spiaggia, a piedi scalzi, in bagnasciuga, e leggerle alcuni pezzi di Fyodor Dostoevskij. Scappavano tutte e due. Io le voglio ricordare che qui c'è anche Marco Travaglio nei nostri camerini, pronto a intervenire in qualunque momento, se per caso... Ma Marco Travaglio dovrebbe essere qui? No, è lì dietro, e lui è in camerino, è il nostro ospite di riserva, è pronto a intervenire in qualunque momento, sì, è lui. È identico a Travaglio, però. È identico, vero? Non sente, Senta, no, non sente. Le chiedo una cosa, io sono venuto qui gratis, scusi la... Sì. Per reclamizzare il mio ultimo libro. Giusto. Quindi, sì. No, non è volgare la cosa, ma... No. L'aereo, venire fin qua, gratis. Però... Vabbè, il prosciutto. Ma io... ragazzi, però... Però prima di arrivare al libro... Prima di arrivare al libro... Le posso chiedere un... No, quello che vuole. Allora, guardi, io volevo capire questa cosa, perché lei ha fatto dei film che sono diventati dei veri e propri cult... Sì, vorremmo detto? Capire. Traduco che per loro, che vedo che alcuni. Sono dei miti, dei film di culto. Sono diventati dei film di culto. E quindi molto amati da tutti. E quindi io vorrei capire con lei qual è la scena di Fantozzi che preferisce. Io vorrei proporgliene qualcuna. Noi abbiamo fatto molta fatica. Posso fargliene vedere qualcuna? Le facci vedere. Le facci vedere. Vai. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu?
No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. In sella. In sella, alla bersagliera. No, 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 grazie. Questa volta sono stato molto attento. Le altre volte invece davo un... Puttana! Puttana! Vecchia stronza! Stronza! Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero? Sì! Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni... Sì, è vero, signor direttore. Tutti i giorni all'entrata e all'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e... Puttana! Puttana. È una palla altissima, impregnata d'acqua! La respingo io di testa! Sicuro? Sicurissimo! Quando Fantozzi vede San Pietro sulla traversa della porta, è segno che la tragedia sta finalmente per finire. 8. 1. Nella conca! Svedese! Muovi! Fantozzi, è lei? Tu mangia! No, 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 no. Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia! Lui mangia tutto! Lui mangia! Allora? Per me, la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! Guardi, io non so se tra queste scene c'è la sua preferita. No, non no, c'è la mia preferita. Che mi ha fatto molta fatica a metterla insieme. La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca, è stata una battuta epocale. Sì. Perché io ero un intellettuale di estrè, sinistra, partito comunista, dire che la corazzata, che è una cagata, in effetti, detta così, è stata la fine, direi, del mito, forse il partito comunista, stata a crollare lì. Quella battuta, amici, in effetti. È stata liberatoria. Ed è vera, in effetti. Ed è vera. Pensi che io poi ho subito, ero con Fabrizio Buonanimo, e per anni abbiamo vissuto l'attesa spasmodica della madre di Potionkin, un capolavoro del cinema muto, una cagata anche quella. Anche con De Andrea, immagino. Con Fabrizio, sì. E finalmente arriva, è arrivata la madre, no? Finalmente arriva la madre di Potionkin. C'era il capo Cineteca, mi ricordo che era un po', non un po', proprio... Un po'? Un po' frocio. Vabbè. Sarete ragazzi, oggi è un grande momento. È arrivata finalmente la madre del grande maestro Potionkin. Il vecchio proiezionista, Angelo, mi ricordo, no, mortissimo, avrebbe 109 anni, 115, non so, completamente ricoglionito, a quei tempi c'erano le pizze, ma non quelle da... No. Ha messo prima il secondo tempo e poi il primo, parte la madre di Potionkin. Parte, al primo minuto, il Arioscia, il protagonista, viene preso dai cosacchi cattivi, boom, fucilato. Ma è tutto. Un minuto. È morto. È possibile. Seconda sequenza, si vede Arioscia il protagonista a 40 anni vestito da contadino russo ovviamente, che insegue una contadina russa vestita, no? E solleva la gonna e la, insomma, la sodomizza, una cosa, è un film d'arte, peraltro. Altra sequenza, c'è Arioscia il protagonista a 30 anni che insegue un cavallo russo vestito da cavallo russo e lo dice indietro un angolo questa volta e lo sodomizza. Alla fine finalmente si vede in uno scenario incantato, mi ricordo il Caucaso innevato, il Mar Caspio bellissimo, si vede finalmente il volto della madre che sorride e indica il ventre regno con dentro Arioscia. Fine del film. Imbarazzo in sala. Allora si alza il frocio, beh, detto francamente quello lì, e dice signori... Voi, non ha detto pezzi di morda, ma più o meno ha detto, non avete capito che il grande maestro ha usato l'escamotage, tutti pensavano fosse un piatto nazionale russo, no. di far morire, ha detto col quarto di domenica, subito, il suo protagonista lo fa morire, su. Dal fondo Angelo, il vecchio ricordinito, fa, Schubertieri, mi scusi tanto, ho fatto una stronzata. Cioè, ho messo prima il secondo tempo e poi... Senta,
Cosa mi voleva dire? No, le volevo chiedere un pochino di crociera low cost, perché... Eccolo lì. Ah, dunque io, cari amici in ascolto e anche voi ragazzi qui in sala, io scrivei 30 libri, però il più divertente, a mio avviso, il più un po' English, un po' troppo inglese, di humor nero è questo. So che molti amano di più forse... forse Fantozzi, delle cose che a mio avviso ormai sono già consumate, già dette. Questo è molto divertente e spero che lei, con questa presenza gratis che io ho fatto, mi possa... ragazzi, bisogna anche dirle le cose. Io sono venuto qui, 0 lire. Prosciutto. Sono entrato poi... prosciutto. La ringrazio. Ma sono entrato e già prima di varcare la soglia c'è uno con un foglio dice, la liberatoria, devi subito firmare una carta maledetta... La guerra rinuncia a ogni diritto, eccetera. E c'è scritto, nota bene sotto, a suo carico sarà anche un'eventuale coloscopia, non si sa perché. Questo perché. Perché però sanno. Il libro è nei negozi. La copertina. E di cosa parla brevissimamente Crociera? Brevissimamente, se lei mi dà 2 ore lo leggo. Va tutto. Bene. Dunque, parla di un'avventura di un gruppo di poveri, sì, disgraziati, come sono gli italiani adesso, in una crociera a basso costo. Dato che io facevo l'entertainer o intrattenitore animatore a bordo delle navi da crociera, appunto con Fabrizio, io ho un'esperienza che è durata 4-5 anni e so tutto sulle crociere. So che ci sono delle figure interessanti, il ridiere, il fighista... Ma insomma, c'è delle... di tutto, è molto divertente, veramente. Era invece imbarazzante la mia presenza lì, perché stavo... io sono odioso, Veramente? Sì, io sono antipatico alla gente. Sono antipatico perché ho il difetto, molto rigore, di non dire come ti sono amico, eccetera. Io parlo male alle spalle, ovviamente, ecco, hai capito? E avevo soprattutto un partner che era un po' più giovane di me, che io presentavo in prima classe a dei vecchi che avevano un'età media sui 85 anni, Dicevo, ed ora un menestrello, dicevo, era Fabrizio. Fabrizio De André. Dicevo, un menestrello, un cantautore di cui ancora non si conosce il nome, ma che allieterà le vostre serate. Signori, e facevo, Fabrizio De André. Lui entrava, torvo, ero così, e cominciava. Quando la morte vi chiamerò. Ma non vi dico il pubblico. Faccia una cosa, capisco che lei non l'ha letto, però se lei mi fa la cortesia, sì, oltre a invitarmi ancora, sì, l'anno prossimo, sempre con un prosciutto, ce la fa? Ce la posso fare. Sì, ce la fa. E di leggere un po' il libro, sì, e poi voglio che lei mi telefoni e mi dica, guardi, mi dia sempre del lei. Sì, certo. Mi dia sempre del lei, sì, guardi che l'ho letto e mi ha fatto morire da ridere. Io lo farò, va bene? Io lo farò, ma guarda che non è ancora finita, perché noi abbiamo un canale che è il nostro preferito e secondo me piacerà anche a lei, glielo faccio vedere. Cos'è un canale? C'è un canale televisivo che trasmette un programma che a noi piace molto e che guardiamo sempre, glielo voglio proporre. E devo guardarlo anch'io? Certo, Sky. Sì, signorino? Ancora stai coi tuoi 4 canalini del cacchio a vedere le telenovele, i giochi a premio, The Hunter o i flippati della Melevisione? Abbonati a Sky Chiodo Fisso! Coi 1001 canali di Sky potrai vedere robone spettacolari come la lotta delle vacche di Aosta, le pustole, i bonobo, quelle scimmie allegre con la riga in mezzo come Renato Zero, Gigi Fettazza con la sua rubrica di cucina... E il popolo dei giapponesi, da mattina a sera orgogliosi di star nella fanga. Ma tanti, e ancora, sono i bei programmi del satellite che io mi godo solo a pensarli. Solo di telefilm, noi di Chiodofisso vi facciamo neri. Finite le storie belle coi mestieri fighi, tipo i detettivi, i pronti soccorsi, quelli dei Risi e dei Rossi, e mica me le ricordo tutte, ecco saltare fuori le serie sfigate. Meccanici dentisti, i ripara termos di Miami, le avventure della squadra di Burraco. Ma soprattutto non perdetevi le fantastiche avventure degli sgorgafogne di Alviano. John ha il cesso intasato, Loren glielo stura ma sturandoglielo si innamora.
Carper è geloso e glielo ritura con 8 kg di segatura e via, coi colpi di scena uno dopo l'altro, finché gli scoppia il cesso da veramente dire che bella mezz'ora ho passato. Ma non può mancare su Sky un bel programma sui serpenti velenosi. Questa sera su Sky la seconda puntata di I serpenti velenosi più di tutti. Fantastiche immagini di gente che tira la coda al serpente e poi si lamenta se quello si incazza. Questa sera il Kuala Bantu è uno stronzo. Morde e mastica anche quando sei a terra e dici cedo. Non scappa, azzanna finché ha forza e ti inocola tutto il veleno che ha, poi se ne fa prestare da altri e alla fine stremato ti si addormenta in un orecchio dopo averlo forzato. E dopo i serpenti velenosi, giunti al termine della serata, al colmo della raffinatezza. E per Piero, di Paola, venite un secondo, per favore, io non so come andare avanti. Villaggio è andato via, come la chiudiamo la puntata? Doveva andare via lui. Ho capito, dovevate dirmi. Mi dovete dire che c'aveva un aereo? No, ho capito, non potevamo interromperti, lui si è allungato con l'intervista, non potevamo entrare in intervista. Ho capito, va bene, adesso come la chiudiamo tutta questa roba qua? Faccio chiamare Travaglio? Va bene. Allora facciamo così, noi ti mandiamo la coda del filmato e tu annunci Travaglio pulita, ok? Fai una presentazione pulita. E cosa facciamo con Villaggio? Villaggio adesso ci parlo con la Giuseppe, signor relazione, Travaglio, insomma, siccome Villaggio è andato via, ci scusate, andar via. Va bene, ok. Grazie. E questo qua. Villaggio. E dopo i serpenti velenosi, giunti al termine della serata, al colmo della raffinatezza e per accendere di desiderio il pubblico femminile e non solo, cappelle! Eccoci qua. Bentornati. Bentornati, io purtroppo Paolo Villaggio se n'è andato, abbiamo cercato di trattenerlo, ma vabbè, è registrata, lo sapete che in realtà sono le 5 del pomeriggio, avevo un volo, io non lo sapevo e quindi ci siamo dilungati troppo. Fortuna che abbiamo un ospite di riserva che da 30 puntate sta in camerino e finalmente questa sera l'abbiamo liberato, è Marco Travaglio! Santoro danno zero, questo non lo fa. Mai. Bene. Marco Travaglio! Accomodati pure. Eccoci qua. Eccoci. Io, scusate, però ho bisogno le domande, il copione di riserva, perché Paolo Villaggio è andato via e quindi grazie. Scusa, ti do anche quelle vecchie che ormai non servono più, che erano per Paolo Villaggio, aveva un volo e... È una busta mia. Non sapevo. L'abbiamo preparato alla prima puntata. Carino farlo vedere qui. Sei tesa? No, Villaggio mi ha mandato a quel paese, se n'è andato prendendo un volo, sei entrato tu, ho un villaggio, un, ecco, vedi? Ho un copione... Vecchio di 3 mesi, però, insomma, come sono stati questi 3 mesi chiusi in camerino? Mica male. Credo che sia il sogno di molti, farmi fare l'ospite muto chiuso in un camerino, no? Vedi? Io ci sono riuscita. Tu l'hai coronato, adesso esatto. Però sono uscito. Vedo che, tra l'altro, in camerino non avevi nemmeno un monitor, quindi non hai mai neanche guardato una puntata del programma. No, mi sono perso qualcosa. Direi di no. Niente. Bene, senti, possiamo esorcizzare subito la questione Berlusconi? Ah no, no, non parliamone proprio. Infatti, volevo chiederti questa cosa perché molti ti accusano di essere Silvio Maniac. Silvio Maniac, Maniac on the floor. Io vorrei smentire questa cosa, non è vero, perché possiamo parlare anche di altro. Sì. Cioè, non è che per forza dobbiamo... Tipo? Non so, per esempio mi viene in mente che ho visto l'ultimo film di George Clooney, a Pindia, che mi è piaciuto molto e... Giusto. Quindi, insomma,
È un figo stupendo lui, tra l'altro. Sì, sì, simpatico. Poi fa l'attore, sì. Sta con la Canalis, sì. Che lavora a Mediaset, vabbè, ma... Lavorava a Mediaset, sì. Lavorava, lavora, non so. Che è sarda, Sardegna, sì. Posto dove c'è una villa... Certosa. Ok, sì. Poi le loro foto la prima volta sono state immortalate da chi? Sì, che è di... suo? Sì, esatto. Okay. Possiamo farne a meno? Può andare avanti, vuol fare, vuol fare un film sull'Aquila dove lui ha passeggiato più volte in lungo e in largo. Sì. Film che ovviamente chi potrebbe distribuirlo? Chi? Medusa. Che è... No, ragazzi, però comunque è facilissimo non parlare. Non se ne esce vivi, non se ne esce. Ecco, però dimmi che non ne parleremo. Basta parlare di Clooney. Sembra una minaccia detto così. No. No, ok. Perché hai scelto proprio uno che ti porta ma a quell'altro. Ma avrei potuto dire scarpa o tacchi e avresti trovato un collegamento. Beh, ancora più facile, tacchi. No, non l'ho detto. Non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto. Se tu parli con le persone. Attenzione. Da pochi secondi è uscito in libreria l'ultimo libro di Marco Travaglio, Mani pulite sporche, gli appalti segreti nella fornitura di saponi al Tribunale di Milano, terza ristampa, quinta querela, non perdetelo. No, perché in effetti... perché mi fissi un braccio? Perché tu così. Non guardi negli occhi. Se non mi distraggo. Il braccio, no, aspetta, il braccio, aspetta, cioè mi stai guardando il braccio? Il braccio distrae di meno. E quindi tu per tutta l'intervista mi guarderai un no, braccio? No, adesso cerco di non guardare neanche il braccio. Ok. Se ti imbarazza. No, è che mi guardi, mi viene voglia di fare così. Va bene, adesso capire che cosa fisserai là. Della nostra Geppi Cucciari. Buonasera Geppi. Buonasera, buonasera. Braccio di Vicky cioè perché il resto è troppo sensuale. Siamo alla follia. È proprio la puntata dei saldi, diciamo. Buonasera, adesso cosa decido di fissare di me? Le scarpe un po' fette? Non le vedo, sono dietro al colonnino. Ecco. Starò così, di modo che tu non senta il forte impulso di fare questi passi e cingermi, va bene? Buonasera, dottor Travaglio. Cingermi. Buonasera, dottor Travaglio. Ok, te lo dico subito. Quando avevo 16 anni ho trovato 5.000 lire per terra e me le sono tenute. Te l'ho detto, così non ci puoi scrivere un libro. Basta. Mi sono liberata veramente anch'io. Da questo peso. Perché tu ci scrivi anch'io. Almeno un pamphlet ci scriveresti. No, anch'io quando trovavo i soldi li tenevo da piccolo. Sì? Sì. Poi non ho più trovati. La gente non li perde più. No, la gente li perde, li va a cercare e poi li trova. Ecco, comunque vado subito a leggerti il sondaggio di questo composto da queste tre domande, insomma, che ti riguardano e che abbiamo pagato profumatamente con dei soldi non trovati ma proprio investiti. Allora, Travaglio ha 1000 querele in sospeso e ciò nonostante viene qui a perdere tempo con Vicky. Ma vediamo nel lato positivo. Secondo lei per Marco essere ospite qui può essere considerato legittimo impedimento? Uno dei personaggi più odiati dalla destra, dalla sinistra e dal centro. Che dice, per fargli arrivare un po' di affetto, almeno lei gradirebbe fargli sapere che un po' simpatico lo è? Sì, per il 74%. Cioè, 3 italiani su 4. Pensano che sono simpatico? Perché non mi conosco. 3 italiani su 4 pensano inspiegabilmente che tu sia simpatico. Non perché è vero, non che mi tu conoscono. Sei simpatico. Non è vero, tu sei ironico. Sì. Sì. Vabbè, ma se c'è scritto lì... No, ma io dico anche delle cose che non ci sono scritte, cioè che le pesco negli angoli reconditi della mia mente. E dovrei lasciarle là da giudicare della tua reazione. Comunque, io ho letto per intero il tuo nutritissimo curriculum, guarda, pesantissimo, perché c'è proprio un muletto, ci è voluto per leggerlo tutto e trasportarlo. Mi ha colpito una tua dichiarazione. Gira questa voce che io sia comunista, ma io smentisco. A furia di sentirmelo dire ho cominciato a convincermi di esserlo inconsapevolmente. Però poi ripensandoci non è mica vero.
Non è una dichiarazione così originale, l'aveva già detto Massimo D'Alema. Saluta il piede. Comunque, a differenza di D'Alema, di me qualcuno pensa che io sia comunista, mentre di D'Alema non lo pensa nessuno. Ecco qua, la chiudiamo così, con la satira boom boom, boom boom, di Marco Travaglio. Ciao Vicky. Ciao Gianni. Ciao Vicky. Ciao. Ciao. Fatto. Fa scompisciare dal ridere. Attenzione! Negli ultimi 10 minuti Marco Travaglio ha scritto e pubblicato un nuovo libro. A Corsi e la casta, non Letizia. Perché nei film di Michele Placido recitano sempre gli stessi e non chiama mai Erpatata? Astenersi querele, già querelato dall'autore. Non perdete. Prefazione dei fichi d'India. Siamo dei cretini. Che cos'è che ti fa ridere, a parte la politica? Tutto. Cioè, in generale, ma nella vita, diciamo, togliendo il capitolo politico. Togliendo la politica? Sì, togliendo la politica, che sappiamo che ti fa ridere, insomma. Ma da morire. Lo so. Da morire. Però, a parte quello, non so, perché cosa ridi tu? Film, sì. Comici? Sì, 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 sì. Cadute? Non so, a me fanno molto ridere le cadute. Quelli che cadono? Quelli che cadono mi fanno ridere tantissimo. No, a me fanno molto ridere le cose che si dicono. Ok. Cose che si dicono, le cose dette. Mi fa molto ridere, mi fanno molto ridere certi film della commedia all'italiana. Me li riguardo, tipo? Li so a memoria. Totò, beh, che ti tutta piace? La produzione di Totò, tutta la produzione di Alberto Sordi, sì. ma anche, voglio dire, Peter Sellers, ma certo. Anche Amici miei, anzi vorrei lanciare un appello, non fate il remake di Amici miei, per pietà, non lo fate, abbiate pietà. Alcuni capolavori non andrebbero in effetti toccati. Oh, abbiamo un giornalista. Buonasera, piacere Ildo. È un tuo collega, Ildo Damiano. Ciao. Ci siamo visti dietro le quinte, ma non sapevo e quindi no, non ci siamo presentati. Devi sapere. E di solito vengo calato. Sei in borghese. Sono in borghese. Però siccome stasera mi hanno un po' così sdoganato, l'ultima puntata, claro. Vengo a piedi. Ah, è l'ultima? Sì. E in realtà dovrei sedermi in braccio a te, perché io quando vengo calato sul personaggio. So che è un'esperienza traumatica. E come si traumatica. Fa? Ti fa ridere questa cosa? Facciamo che viene molto. Lei e tu ti siedi lì. E questo è quello che fanno tutti, non importa. No, non rimarrò so. Qua, rimarrò qua. Dicono, dai, vicini. Oh. Dai, che gentile. Non credo di aver mai visto un uomo così vicino duri a Marco Travaglio. Minuti, Sì, tanto sarà velocissimo e indolore. Vai. Ah, questa è una rubrica in cui normalmente io faccio scegliere dei personaggi sì. da buttare giù dalla torre. Però siccome tu sei l'uomo polemico della televisione, invece oggi vogliamo essere più buoni. Io ti faccio vedere delle foto dei personaggi e tu invece devi dirmi delle cose carine su di positive. Loro. Positive. Se ci riesci sempre. Ok, il dipende, primo. Dipende chi sono. Giuliano Ferrara. Devi dai. Per forza. Semplice. Giuliano Ferrara, una cosa positiva. Buona, sì. Beh, scrive bene. Scrive bene. Questo è bellissimo, sì. È vero, scrive molto bene. Scrive delle baccate incredibili, però bene. Ah, beh. Però bene. Non ce la fai! Non ce la fai! No, però non bene. Vale, non vale. Non no, vale. Bene però. Però siete no, un conto è lo stile, un conto è il contenuto, scusa. Va bene. Seconda foto. Forma. Seconda foto, Giulio Tremonti. Hai già detto che uno simpatico. È simpatico, guarda, ogni volta che viene Anno Zero, sì. Perché lui viene volentieri. È uno dei pochi rimasti. Viene da me. Travaglio, mi raccomando, rompiamo i coglioni stasera. Sempre. Sempre? Sì. Io dico, vabbè, ministro, dipende da quello che dice. No, no, non è aria, non rompiamo i coglioni, per favore, Travaglio, almeno lei. Dico, ma come almeno lei? Proprio almeno lei. Però è molto simpatico. Bene. Vediamo l'ultimo. Massimo D'Alema. Una cosa positiva? Sì. Beh, è ancora in politica dopo tutto quello che ha combinato, cioè chi l'ammazza è veramente eterno, immarcescibile, cioè... Sì, non è proprio una cosa positiva. E non è l'unico. Aspetta, se alzi l'inquadratura e gli vedo la cravatta, potrei addirittura dire che ha una bella cravatta. Va bene, questa è in corner, ma sulla fiducia. Ha una bella cravatta sicuramente. Bene, oh. Grazie mille, grazie è stato un piacere. Ciao. Grazie Ildo. Grazie mille.
Alla grazie, prossima. Tesoro. Ciao. Grazie. Oh, anche questo. Senti, guarderai i mondiali? Sì, se ci sono, sì, quando ci sono li guardo. Ma li guardi da solo, li guardi in compagnia? Come funziona? Beh, tanto mio figlio è molto appassionato di calcio, poi insomma ho una famiglia tutta di appassionati. Di tifosi. Poi litigheremo furiosamente perché ci sarà chi tiferà contro, chi tiferà a favore. Come chi tiferà contro? Beh, io non riesco a tifare per la nazionale. Perché? Perché c'è Lippi che l'allena, per me è impossibile. Impossibile? Mm. Quindi non urlerai Forza Italia? Beh, quello nemmeno se ci fosse un altro. Attenzione! Sono come la trota, vedi? È ufficialmente partito, e lo sapevo che prima o poi partiva, perché eri troppo buono questa sera, il Merdone contro Lippi, l'allenatore della nazionale, e sì, tu tifi contro l'Italia, sei come la trota. Come la trota, esatto. Sarete voi due a tifare insieme, non per lo le sai, stesse ragioni, non per le stesse ragioni per cui la trota non tifa, nel senso che io non ho nulla contro l'unità nazionale, anzi sono... Uno dei periodi della storia che mi piacciono di più è il Risorgimento, forse è quello che mi piace di più. Quindi non è per ragioni anti-italiane, proprio detesto questo apparato del mondo del calcio, quello che rappresenta Lippi, quello che rappresenta la federazione. Non potrei mai vederli un'altra volta con una coppa in mano. Per me l'unico che può alzare la coppa è Zoff. Ragazzi, questo è un merdonissimo. Ancora prima... Scusami. Cioè, capisci? Per me l'unica coppa che noi abbiamo vinto è quella di Pertini, Berzot, Zoff, sì, Tardelli, Scirea. Quella è la mia coppa. Dopodiché non accetto altre repliche. Sì. Scusami, e quindi posso capire che cosa farai durante i mondiali? Quindi, tu mi ti guardo farai... le partite. Ti guardi le partite, ma a un certo punto uno il tifo lo fa. No, si può guardare una partita senza tifare. Tranquillamente. E se vince l'Italia? Non provo nessuna. Dai, dei calci al muro. Non provo nessuna pulsione. No, non è che mi dispero, non me ne frega niente. Veramente? Sì. Sono rimasta male. E comunque hai detto che non avresti urlato Forza Italia in ogni caso. No, vabbè, quello come fai? Senti, allora, noi siamo abituati a vederti abbastanza pessimista, no? Mm. In generale, rispetto all'Italia, alla politica che si fa in Italia, allo scollamento sempre più forte che c'è tra i politici e la gente, no? Mm. Ecco, possiamo lasciarci con un pensiero positivo questa sera? Cioè, se dovessimo ripartire, anzi, se Marco Travaglio dovesse ripartire, azzerare tutto, sì, da dove ripartirebbe? Io in realtà in questo periodo sono diventato molto ottimista. Ah. Penso che presto dovremo aggiornare il famoso slogan degli anni 70, no? Che diceva una risata li seppellirà. Io credo che una retata li seppellirà. Penso che prima o poi li portano via tutti. Vedi... Lo vedi che li stanno portando via a mazzi, proprio tre al giorno, come gli asparagi. A un certo punto arriverà la Calappia Cane e li porta via tutti. Marco Travaglio! Grazie di cuore. Ti puoi accomodare? Sì, di là. Grazie. Siamo arrivati alla fine. E a questo punto io vorrei far entrare la nostra Virginia, Indo Damiano e Jackie Cucciari. Eccoci qua. Eccoci qua. Sì. Jackie è andata via? Sì. Col treno con Paolo Villaggio, cioè in aereo. Se ne sono andati tutti. Va bene, allora Indo, Virginia. Indo dove è andato? È buttato. Pure Indo se n'è andato. Voleva essere una sorpresa. Ciao Indo Damiano. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata e di questa edizione 30 puntate insieme, per cui io vorrei lasciare a Virginia, che è anche la nostra annunciatrice, il piacere di salutare e ringraziare tutti quanti. Bene,
Te ne ringraziamo la tutti, tutto il cast, soprattutto Lord Greg. E stasera non sono qui perché non ho altro da fare. La regia, la produzione, la redazione, i tecnici, lo studio, Luca, parrucco, supergassi, polizzi, cavalotti, supergassi, buonanotte. Grazie mille, grazie mille.